Siamo ancora qua. Io avrei detto a quel signor Gala, se a Parigi, che sarei anche, penso, esaurito, non saprei più di che argomenti parlare, ma siccome vi ho parlato l'altra volta di quelle massime, quelle frasi alle quali uno si ispira alle volte, allora, piccolo concetto breve oggi su rem tene verba sequentur. Abbiamo detto Catone, si dice anche Cicerone, ma più Catone. Catone era un personaggio del mondo romano, per chi non lo sapesse, come lo possiamo definire? Un censore, moralista. Allora diceva che rem tene verba sequentur. E io faccio sempre un esempio. Allora, perché rem tene verba sequentur? Perché ho avuto un'esperienza. Vi sembrerà strano, ma il sottoscritto al liceo di italiano non è che fossi. Perché quando mi presentavano l'Ariosto, quando mi presentavo il Torquato Tasso, cioè a me non era bambino, non me ne vaso, e quindi non ero capace di esprimere. E poi forse non so, non so dirgli perché, insomma, non avevo la penna facile. Il mio amico Fracchetti, in una certa occasione, ho dovuto andare ero con l'Ordine dei Farmacisti, a festeggiare il folletto della Val di Sole che compiva 90 anni e quindi bisognava, Presidente dell'Ordine, a fare un discorso. E io non sapevo da che parte cominciare. Allora sono andato dal Fracchetti, che era un avvocato di Riva, il quale mi ha detto, dice, guardi, dice, parla con mio padre e vedrai che mio padre ti scriverà giù due cose. Vabbè. Giorno dopo vado da questo Fracchetti, e cosa mi trovo? Uno scritto meraviglioso, ragazzi. Parla addirittura dei gnomi che venivano giù dal bosco, tutta una cosa. Il Folletto è un farmacista della Val di Ledro, tendenzialmente che ho sempre la Val di Sole che salta fuori. Che lui naturalmente è un noto farmacista della Val di Ledro. E quando sono andato, insomma, sto Fracchetti mi ha detto: no, non devi dire assolutamente che sono io, e sono io, e sono io. Sono andato, ho letto questo discorso, ho avuto un grande successo, me l'ha messa addirittura sul calendario, non vi dico. Però quando sono stato con i farmacisti e ho incominciato ad avere argomenti sulla farmacia, sui farmaci, sulla sanità, perché allora si partecipava anche a Roma. Ero dentro in una commissione, al Ministero della Sanità, eccetera. Ho cominciato e un giorno ho dovuto scrivere qualche cosa. Io ho cominciato a scrivere anche, perché scrivevo argomenti che conoscevo e anche parlando in pubblico, quegli argomenti di cui ero forte mi aiutavano. E il detto di questo Fracchetti, di questo Catone, suggerito da Fracchetti, mi faceva veramente capire che bisognava conoscere bene un argomento. E difatti, andando avanti e con l'esperienza, quando uno conosce bene un argomento, io vi faccio un esempio. Se voi prendeste un contadino che di italiano è il Vaval e gli dicesse: guarda, ci sono 1.000 persone, a queste 1.000 persone ti devi spiegare come si fa a poar le vigne, come si fa a tagliare le vigne, come si fa in primavera a potare le vigne. Vedrete che questo contadino, in dialetto naturalmente, perché non possiamo pretendere che parli, è un ponta de pè, on lingua, come si dice da noi, vedrete che saprà spiegare benissimo come si fa a potare, perché l'argomento lo conosce, perché sa quando vanno tagliate, perché sa se li deve tagliare, se è la luna o non è la luna, perché sa che se piove non piove, perché sa, conosce l'argomento. E questo è un argomento importante. E qualche volta mi piacerebbe a qualche politico poter scrivere qua sotto e fargli pensare, perché abbiamo della gente che parla senza conoscere gli argomenti. Alla prossima!